dam possono colmare i bisogni insoddisfatti. Io prima mi sono permessa di tornare su questo punto di cui parliamo, insomma, sul quale ci interroghiamo spesso. Allora, perché è fondamentale, però, spieghiamolo, la presenza dei pazienti nelle fasi decisionali? Che cosa significa? Ce lo vuole far sentire oltre che capire? Sì, buongiorno a tutti, grazie. Allora, innanzitutto ho pensato nel bellissimo video che ci avete fatto vedere all'inizio, manca un paziente, di tutte le figure che sono state messe. Non è banale, perché il paziente è uno degli stakeholder, quindi ovviamente è la persona che poi prende il farmaco. E quindi da lì parte l'idea che il paziente sia fondamentale, fondamentale in tutte le tappe dello sviluppo, proprio perché è il paziente che prende il farmaco. E questo non c'è, diciamo, esito clinico che regge, perché normalmente, anche se il farmaco sviluppato può avere delle indicazioni terapeutiche fantastiche, sviluppato con la migliore strategia clinica e ha degli esiti clinici fondamentali, importantissimi, alla fine se il paziente col farmaco non lo prende, tutto questo investimento non ha portato poi, diciamo, all'utilità in cui aveva in mente. Quindi, se non c'è il coinvolgimento del paziente dall'inizio, rischiamo poi di investire risorse che poi non verranno utilizzate. E questo è, diciamo, secondo me, il primo punto fondamentale. Mi dispiace sapere che l'innovazione incrementale ancora non ha il valore, non ha questo valore riconosciuto come invece è, perché il valore incrementale per un paziente vuol dire poter vivere bene o no. Quindi quel valore incrementale che forse dalle autorità viene riconosciuto come marginale, perché non è breakthrough, in realtà per un paziente vuol dire avere accesso a terapie e vivere meglio la propria patologia. Quindi è estremamente importante. Da quello che io mi porto a casa, diciamo, della giornata di oggi, è proprio questo fatto che dobbiamo assolutamente migliorare il modo in cui noi valutiamo gli esiti, perché è arrivato il momento, diciamo, di valorizzare di più gli esiti riferiti dal paziente. Ecco, ho colto questo grandissimo bisogno, questo fatto che ancora siamo molto indietro, che guardiamo quello che dicono i clinici, guardiamo a aspetti che sono più tecnici e che forse non vengono valutati anche da AIFA, diciamo, però in realtà io credo che siamo ormai maturi per pensare che il coinvolgimento del paziente ci debba essere, quindi gli esiti riferiti dal paziente devono avere veramente un punto di primo piano. Io credo che sono d'accordissimo con il professor Rasi, manca proprio la cultura, ecco, e quindi dobbiamo fare questo cambio culturale. Il motivo per cui forse dai pazienti non viene una spinta forte verso il repurposing, verso le VAM, che invece anch'io ritengo essere importantissime, è proprio perché probabilmente molti pazienti non lo sanno, non sanno di tutte queste varie tipologie. E quindi anche su questo dobbiamo fare molta formazione, non solo ai clinici, ma dobbiamo fare molta formazione anche per i pazienti, perché credo che sarebbero degli alleati preziosi nel cercare di portare avanti l'innovazione in questo senso. Anche qui torniamo sempre sul discorso della formazione dei pazienti, sulla quale si sta facendo tantissimo. Tra l'altro, i pazienti sono diventati anche molto consapevoli di essere preziosi, però è chiaro che poi c'è un linguaggio, c'è una preparazione che è indispensabile in questo caso. Allora,